Ti sei sbagliato l'altra volta? E allora bevi! Tutto! E mo' me paghi 3.200 lire. Il resto? Te lo do domani. Ancora sei pronto lì? Sì, sono pronto. Ricordati una cosa, che io mi chiamo Salvatore Gargiulo e se tu te sbagli una comanda io te rompo... Ho già afferrato, grazie. Bravo. Mi rieve! Sì. Eccomi. Camerieri. Eccomi, comandi. Guardi che ho trovato una mosca nella bibita. Una mosca. Mi dispiace. Stamattina, eh? Ecco qua, è annegata completamente. Non ha capito. Ne voglio un'altra. Un'altra? Certo, si sbrighi. Un momento. Eccola qua! L'ho beccata al volo! Stava decollando sulla chepa! No, ecco qua. Servito. Ma insomma, secondo te, come deve essere il nostro rapporto allora? Qualcosa di diverso, di speciale. Non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè. Con un po' di humor. Qualcosa di diverso, di speciale, di straordinario, di fantastico, di sorprendente. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un po' di fernette, uguale. Ma non di bischierate, quello che tu mi chiedi è un'utopia. Ah, è utopia? Pretendere che una donna cerchi nell'altro... Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Se lo beva lei. Scusi, lei è toscano? Che si vede? Ah, lei è quello che parla male del Papa? Ci mancherebbe altro. Scusi, caffè normale? Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni. Un caffè con utopia. Con chi? Ci vogliono un po' di utopia, un goccio. Mica ti sarei sbagliato, no? No, lo vogliamo fare normale? Per me è tutto uguale, come prima. Io invece, sai come sento ormai il nostro rapporto? Caffè. Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ti ricordi bene come mi chiamo? Gennaro Gargiulo. E se sbaglio la comanda l'hai... Bravo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Anche tu non sei più quel tenero amante di una volta, ma un partner... Freddo. Ecco, freddo e corretto. Mentre invece in ogni donna c'è il desiderio ardente di un amore freddo e corretto. Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Ecco come intendo io. Un incontro, una passione. Dovevi saperlo che un sol tipo che fa tante smaccerie io. Il mio affetto per te è normale, sicuro, quotidiano. Sarà come dici te,
ma è anche... Voler dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. Caffè amaro, tanto amaro. Stavolta le sei sbagliato, No. Mi pare in epilettico. E allora che c'hai? Gennaio per giù là. E si sbaglia come andi, ecco. Io ti sognavo più tenero, più disponibile, più morbido. E dillo, avresti voluto un amore romantico. All'acqua di rose. All'acqua di rose? All'acqua di rose, dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. Amaro, dolcissimo. Voi potete trovare un accordo? No. No. Ah. Ormai è troppo tardi. Il tempo di prendere un caffè e addio. Addio per sempre. A proposito, ma quando arriva sto caffè? Cameriere, questo caffè arriva o no? L'arriva, l'arriva. Pensaci, amore, possiamo essere ancora felici. Io ti offro tutto il mio amore e tutto il mio affetto. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'umore, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ma che fa? Toscano corretto alla panna. Uno e due. Che libidine!